Buonasera a tutti, grazie per essere qui a questa China Business Conference. Siamo alla Fondazione Valenzi per questo incontro organizzato dalla PGDS Consulting e da Pier Giorgio Dal Santo e dalla Fondazione Valenzi e da Competere. Ringrazio tutti coloro che sono qui oggi. È un seminario, è una chiacchierata volutamente molto tecnica, nella quale affronteremo criticità e opportunità dell'operare nel mercato cinese, nei luxury goods. Ringrazio il segretario generale della Camera di Commercio di Napoli, dottor Mario Esti, per essere qui e passo immediatamente la parola a Pier Giorgio Dal Santo per un saluto e soprattutto per una prima introduzione della giornata nella quale ci inizia a raccontare rischi e opportunità dell'operare in Cina. Grazie Roberto e grazie anche da parte mia alla Fondazione Valenzi per averci ospitato in questa bellissima sede e di averci aiutato ad organizzare questa conferenza, che più che una conferenza è un'aula, se vogliamo. Sono riuscito per fortuna a portare qua degli esempi molto rappresentativi del mercato, di persone che lavorano attualmente sul territorio e che danno risultati a dei marchi, delle aziende. Quindi io li ringrazio personalmente uno ad uno e credo che vi potranno un po' illuminare la mente o creare delle nuove idee e prospettive per affrontare o addirittura anche forse incrementare dei rapporti commerciali o personali o culturali con quel paese che è Cina, ma non solo, anche Hong Kong e anche la cosiddetta Greater China. È un mercato che io spesso definisco a doppio binario, quindi c'è sempre un opposto che bilancia un altro polo, quindi è un'azienda che si bilancia tra rischi e opportunità e quindi noi siamo qua per dirvi sì che è un grandissimo mercato, anzi sarà il più grande mercato del mondo, più importante del Giappone e poi gli Stati Uniti. Presto, credo entro il 2020, dicono le grandi think tank, però presto stiamo già vedendo che non è se o devo investire o sapere di questo mercato, di questa parte del mondo, ma è quando, è veramente fondamentale. Questo credo che man mano che i vari relatori un po' spiegheranno la loro specializzazione, che insomma credo che sarete convinti anche voi. Parleremo di mercato, un po' di statistiche, non troppo, ma cose vere dalla strada. Vi daremo delle immagini, delle statistiche che vi possibilmente aiuteranno a affrontare questo mercato e poi, perché no, presentatevi a questi esperti, fatevi conoscere, scambiate il bigliettino in stile napoletano o anche in stile cinese e insomma tenetevi in contatto perché sono delle risorse, credo, a livello altissimo. Niente, questo era un po', molto felice di essere qua in questa città, questo territorio che ha tantissima creatività e voglia di fare e credo che anche con questi sbocchi qua insomma si aiuterà anche a sviluppare un po' la economia locale. Grazie. Posso chiedere soltanto una cosa? Tu rappresenti in Italia un grande gruppo cinese che studia i consumatori dei luxury goods. Qual è il percepito oggi del brand Italia e proprio una suggestione veramente a livello poco più di un tweet su invece su quello che sono i consumi, come descrivereste il consumatore cinese adesso e come sta cambiando, quale sarà quello tra un anno? Diciamo. Io rappresento, sono partner di un gruppo mediatico che si chiama Fortune Character
che è una think tank, ma anche una rivista del luxury cinese, quindi è un gruppo China su China. Noi facciamo una ricerca ogni anno, intervistando più di 5.000 cinesi abbienti, e quindi abbiamo un riscontro proprio vero dei consumi cinesi, di dove, quando, come e cosa compreranno. La percezione dell'Italia, del Made in Italy, del su misura, del prodotto originale fatto unicamente per una persona è altissima. Siamo nella storia, diciamo, il mercato, il paese numero due dopo i francesi, ma non perché un prodotto inferiore, ma perché siamo lì presenti in Cina come marchi italiani da un po' meno tempo. I francesi erano un po' i pionieri, se vogliamo, quindi gli italiani sono arrivati dopo, i Zegna eccetera, prima c'erano i Louis Vuitton e quindi hanno un po' più di strada davanti a noi, però apprezzano, grazie ai loro tantissimi viaggi all'estero, i cinesi abbienti apprezzano e riconoscono sempre di più, guardando con i loro veri occhi, venendo a visitare non solo in turismo, ma anche venendo a visitare i negozi e le aziende del territorio, insomma hanno una percezione molto, molto positiva sul prodotto italiano. Grazie. La seconda parte manca però della domanda. Qual era la seconda? No, allora, da un lato quindi ti chiedevo di raccontare il mondo di Fortune, e dall'altro ci hai dato già un primo quadro sul consumatore, cioè meglio su come loro vedono l'Italia. Poi credo che sia la sfida in realtà che non possiamo affrontare un SMS adesso, ma avremo tutto il pomeriggio per parlarne, e realmente capire qual è il consumatore al quale ci rivolgiamo e in che modo le aziende devono porsi e le istituzioni. Ringrazio anche la Regione Campania, che è qui ben rappresentata, il Ministero del Commercio Estero, in che modo le istituzioni devono provare a supportarle le aziende. Avremo modo nel corso della giornata di capire anche a fondo chi è questo consumatore, diciamo principalmente uomo, è l'uomo che decide cosa comprare per la donna, addirittura in tanti casi, l'uomo è quello che insomma ancora lavora, ma la donna velocemente sta guadagnando terreno, è un mercato difficile da studiare, bisogna essere là presenti per vedere come si sta evolvendo giorno per giorno. Grazie Pier Giorgio. Adesso nel passare la parola al segretario generale della Camera di Commercio, al dottor Mario Esti, mi fa piacere, grazie veramente per essere qui, perché come Fondazione Valenzi, io ho il doppio cappello di Fondazione Valenzi e di Competere, e vi rubo un minuto solo per dirvi due cose. Come Fondazione Valenzi, noi da che siamo nati, cioè da 4 anni e mezzo, abbiamo sempre posto l'attenzione su fare cultura, anche cultura di impresa a Napoli. Cioè ci siamo posti il problema di come nel nostro piccolo, come fondazione, povera, alla ricerca in ogni modo di soldi da tutte le parti per portare avanti, per tenere un po' aperta la struttura, come però riuscire a non avere una cultura sterile di chi si fa bello della propria cultura. Ce ne sono troppe già di realtà del genere e non aiutano la crescita di questo territorio. Noi proviamo ad aprire questo luogo ad ogni tipo di iniziative, col mondo dell'impresa accendiamo i riflettori sull'impresa sana, l'impresa eccellente, e ci siamo inventati un progetto che è Napoli Eccellente, il bando è scaduto qualche giorno fa, col quale abbiamo chiesto alle aziende, alle eccellenze produttive di questo territorio, ma anche alle eccellenze dei servizi, di raccontarsi attraverso una foto. Noi in realtà da bando ne chiedevamo 3 per permettere poi una scelta, la scelta migliore, di raccontarsi attraverso una foto che rappresentasse al meglio la loro eccellenza produttiva, la loro visione. Ed è bello perché siamo già alla seconda edizione, ce lo dicevamo prima, da un lato ho visto che le aziende che hanno partecipato
nella precedente edizione, oggi hanno questo pannello che poi viene stampato da un fotografo molto noto su ferro, quindi poi è una roba che resta, diciamo, non è il per sempre di un noto marchio, ma ha una lunga vita, diciamo, ed è bello perché è un po' anche un riconoscimento in parte anche del sistema istituzionale, della Camera di Commercio, della Fondazione, alle imprese che hanno saputo raccontarsi per la loro eccellenza. Passo subito la parola quindi al dottor Esti, grazie ancora per essere qui. Saluto tutti, saluto, un saluto particolare al Presidente della Fondazione e da parte del mio Presidente che purtroppo per ragioni istituzionali non è potuto essere presente in questa bella riunione. Vi auguro un buon lavoro e niente sulla iniziativa, chiaramente noi condividiamo appieno questa iniziativa proposta dalla Fondazione Valenzi. Forse una delle prime, se non la prima, a Napoli sulla tematica. Essendo il nostro slogan come Camera di Commercio è Camera di Commercio al servizio delle imprese, quindi chiaramente la nostra attività proietta insieme con gli altri enti istituzionali, quali Regione, Provincia, Comune, in una sinergia per rendere questo territorio e il buon substrato esistente della sana imprenditoria competitivo con i mercati esteri. Quindi questo diciamo è un appuntamento importante al quale noi appunto non desideravamo essere da meno e penso che poi dagli esiti dei lavori potremo trarre delle utili considerazioni per i nostri imprenditori, i quali già fruiscono tramite le nostre aziende speciali, Aero Sportello in particolare, un'attività di consulenza per l'export e l'import e per una formazione vera e propria alla cultura d'impresa con i nuovi mercati. Questo sinteticamente volevo rappresentare, ritengo che è un'iniziativa di pregio e sto qui anche per apprendere dai relatori le notizie, perché poi sommariamente facciamo molte attività di internazionalizzazione per le nostre aziende, aziende napoletane, perché abbiamo una mission ancora provinciale e quindi interveniamo su per le aziende napoletane, però poi col discorso regionale, col discorso di una camera regionale potrebbero essere aperte anche ovviamente le altre province, visto che sulla tematica sembra che ci sia un superamento delle mission provinciali. Posso dirle una cosa, questo lo dico anche agli amici imprenditori che sono qui, in realtà ci sono delle realtà, come Keaton che chiaramente possono fare a meno delle istituzioni e hanno fatto tutto spesso facendo a meno delle istituzioni e gliene va dato merito, però è anche vero che oggi è fondamentale, dato che dei soldini ce l'hanno le istituzioni, fare sì che gli imprenditori facciano anche pressione perché si facciano quelle cose che veramente servono, anche perché poi nelle istituzioni non è tutto marcio, c'è anche della gente che lavora, c'è della gente che lavora anche bene. Quindi in qualche modo si potrebbero supportare le PMI, anche perché sennò rischiamo che alcuni PMI non ce la facciano a farcela da soli. Sicuramente sono d'accordo su questo intervento e ci rivolgiamo a tutti e il concetto di piccola imprenditoria, noi dovremmo parlare di microimprenditoria perché purtroppo quello giuridico è ampiamente superato per le nostre realtà, forse ce ne saranno 5 di 6 di imprese medie piccole col concetto giuridico, invece il concetto purtroppo della microimprenditoria è quello che va anche supportato, mettendo a tesoro ciò che gli imprenditori anche in modo autonomo hanno realizzato, quindi creare delle sinergie e creare delle possibilità per
fare qualcosa di più, far emergere il territorio, far emergere il prodotto Made in Campania, che in questo periodo è martoriato dai mass media per altri argomenti. Chiaramente abbiamo delle eccellenze nella moda, abbiamo delle eccellenze in altri comparti, vanno valorizzate, quindi noi plaudiamo l'iniziativa, quella che rappresentava poc'anzi, questa pubblicità, questa Napoli eccellente. E chiaramente si può valutare anche di fare degli interventi che siano ripetitivi, un po' come creare il marchio ospitalità italiana che è stato creato da ISNART a livello nazionale per la rappresentatività su dei marchi praticamente di eccellenza nel campo della ristorazione e del turismo. Può essere un concetto per la moda, può essere un concetto ripetitivo da poter lanciare e da lavorarci, appunto. Grazie. Grazie veramente, dottore. A questo punto entriamo nel vivo. Prima di poi chiedere anche alla regia di registrare in maniera separata i vari momenti, vi presento chi sono i primi tre relatori. Abbiamo innanzitutto sono tre relatori che veramente operano sul marino, ci tengo a dirlo, perché sono soggetti che veramente, così come poi dopo sarà per il caso Keaton, realmente operano sul mercato cinese. Claudia Gaudiello, che è presidente di Brands in Box, che è una realtà che è a Hong Kong e che in realtà lei è nota anche per aver internazionalizzato e portato in Cina Trussardi, possiamo dirlo. Claudia aprirà questo giro di relazioni. Poi abbiamo Michele Lomuto, che ci farà più un quadro da un punto di vista fiscale, quindi veramente anche tutta la parte di criticità che si hanno ad operare in Cina. Poi saluto con particolare affetto, nulla togliere a voi, Alessandra Guffanti, che è la presidente dello showroom Guffanti ed è la nuova presidente dei giovani di Sistema Mio Moda Italia, da pochi giorni, cioè da pochi mesi, tra l'altro con la quale ho condiviso una battaglia un po' renziana all'interno di Asso Lombard per svecchiare un po' il gruppo moda di Asso Lombarda, ma l'abbiamo persa quella, però poi la vinciamo. Ed Alessandra ci farà un quadro sul mercato del bimbo, che è un qualcosa che non conosciamo e forse conosciamo nelle mille opportunità che rappresenta, invece è estremamente interessante, questo ce lo dirà anche Michele Lomuto, per come il mercato, oggi il bimbo, non so, anche da noi, ma anche nel mercato cinese, rappresenta anche una chiave di volta per entrare veramente nuove nicchie di mercato. Adesso lasciamo la parola agli interventi programmati. Sì, l'avrei presentato poi dopo, ma adesso chiaramente lo presentiamo già da adesso. Gianluigi Stampacchia, Pierluigi, scusa. La segretaria. Pierluigi Stampacchia, Financial Controller di Keaton, col quale invece discuteremo del caso Keaton. Devo dire, sono contento che lo facciamo da questo punto di vista, cioè da quello della finanza, che forse è anche un po' più crudo, ma che è quello che ci permette di non fare poesia, cioè di capire se ha senso o meno fare dei business e come vanno programmati questi business. Dei freddi numeri, ma che poi sono temi molto caldi invece. Grazie, iniziamo subito con le presentazioni. Chiedo a Claudia Gaudiello di raggiungerci e ringrazio Mario Esti. Grazie. Ciao.